Buongiorno, oggi sono in questa bella castagneta, molto, molto bucolica, fine luglio, cielo sereno, le cicale, molto, tutto molto bello, per fare una recensione del mio ultimo acquisto zainesco, è un 5.11 Tactical o 5.11 Tactical Rush 12, uno zaino abbastanza conosciuto nell'ambito dell'escursionismo e soprattutto del bushcraft o outdoor. Uno zaino da 24 litri, 21 litri solo il compartimento principale, almeno così dicono le etichette all'interno della confezione. Uno zaino appunto di costruzione un pochino militare, con tanti agganci molle, tante tasche, organizzato veramente bene. Cordura 1000 denari, non cordura ufficiale, ma comunque un tessuto di nylon tipo cordura, molto buono. Zip YKK. E voglio fare una cosa un po' diversa dal solito per non farvi perdere tempo. Arrivo subito alle conclusioni, così se volete potete vedere solo quelle e non state a vedere la lunga descrizione poi dopo di tutte le parti interne, che magari può essere anche noiosa per chi non ha tempo da perdere. Dico subito che questo zaino gli do 9 su 10, si vorrebbe dire, se ragionato nel senso che per quello che deve fare, cioè nel senso, questo è uno zaino che ha una, diciamo, vocazione tipo bushcraft, oppure è molto utilizzato. Questo è uno zaino disegnato in America, quindi diciamo c'è molta vocazione anche survivalista, e per l'utilizzo come grab bag, cioè o bug out bag, cioè la borsa, lo zaino che prendi in caso di terremoto, alluvione, insomma, difficoltà per uscire subito velocemente di casa e avere dietro qualcosa di utile. Ora, vabbè, non lo so, diciamo, se l'utilizzo può essere quello, però comunque, insomma, viene spesso utilizzato con questo ragionamento qua, oppure per uscite bushcraft, quindi per fare passeggiate nei boschi e stare nei boschi a lavorare con la natura, con il legno, insomma, questo lo sapete cos'è il bushcraft, insomma, ora l'ho un po' ridotto dicendo così. Quindi questo discorso perché lo dico? Perché non è adatto per camminate di 40 km, perché un lato negativo che ha questo zaino, forse il peggiore, però insomma, relativo, è che anche caricandolo non tantissimo, se non si stringono bene la fascia pettorale e gli spallacci, tende a gravare un po' sulla parte bassa della schiena, anche cercando di affardellarlo il più possibile con il peso in alto, ma dà un po' questa impressione qua. Quindi chiaramente se lo utilizziamo per una girata fino a 30 km può andare bene, se uno lo vuole utilizzare per girate più lunghe, insomma, marce più lunghe, potrebbe essere anche un problema, insomma, avere un fastidio così sulla schiena per tutto il tempo. Secondo piccolo difetto che potrei trovargli è che le cuciture non sono proprio perfette. Ora, io sono abituato probabilmente male dagli zaini della Helicon, che ne ho, insomma, qualcuno di quelli polacchi, quindi Helicon, anche i WeSport, e sono curati in una maniera perfetta. Questi sono buono. Però insomma sono un filino grossolane, ecco, insomma. Quindi diciamo, per l'utilizzo, bushcraft, passeggiate nel bosco, rugged, molto resistente, non si strappa a tante molle, a tanti agganci molle, quindi può essere anche poi dopo customizzato parecchio, va benissimo. Tante tasche, ovviamente rispetto a uno zaino da trekking è più pesante. Ovviamente rispetto a uno zaino da trekking ha meno areazione dello schienale, quindi diciamo ha queste limitazioni qua e tende un po' a gravare sulla parte bassa della schiena, secondo me. Quindi questo diciamo è un po' per indirizzarlo sull'utilizzo che ne dobbiamo fare, non per zaino definitivo da trekking che ci portiamo in montagna, ecco, diciamo così. Adesso passo alla descrizione un pochino più accurata. Lo zaino viene venduto in varie versioni, in vari colori. Questo è colore tipo un verde chiaro, però c'è anche una specie di un verde, ma non è un khaki, verde verdolino khaki, diciamo. Esiste anche in altre versioni, tipo multicam, ovviamente, un verde più scuro, insomma, come sono sempre questo tipo di zaini qua. Questo zaino che ho preso io
L'ho trovato sul noto sito di acquisti online, non mi piace, diciamo, fare pubblicità, ma penso abbiate capito, che lo davano a 110 euro insieme al rain cover, e mi è sembrata un'ottima idea perché questi zaini qui sono in cordura resistenti all'acqua, ed è vero, però ci sono le cuciture, ci sono le zip. Se piove veramente tanto è assolutamente necessaria la rain cover per proteggere le cose interne. Poi insomma sono tutte cose appunto che possono sopportare anche un pochino d'acqua, però secondo me ci stava bene. Quindi 110 euro con la rain cover. Rush 12, lo chiamano Rush 12 perché non perché è un 12 litri, ma perché 12 sta per 12 ore, cioè utilizzo giornaliero. C'è anche la versione più grande, che è il Rush 24 e il Rush 72, che sono per 2 giorni e per 3 o più giorni, diciamo pensati per quell'utilizzo lì. Adesso vediamo un attimo tutte le parti interne, tutte le parti separatamente dello zaino, partendo dal dietro, dalle cose, diciamo, ci vuole meno tempo a spiegare. Allora, il bastino è rigido ed è reso rigido da una placca di plastica che può essere anche tolta. Qui dietro c'è un velcro per cui possiamo aprire una tasca dove c'è la placca di plastica che tiene rigido il bastino, se no rimarrebbe rigido comunque lo stesso, abbastanza perché è molto imbottito. Come possiamo vedere, il bastino, lo schienale anzi, con queste quattro patch imbottite che permettono, no, di fatto no, ma insomma dovrebbero permettere un pochino di aereazione. In realtà, insomma, ci passa poca aria da qui, però un pochino, insomma, aiuta. Qui sotto ci sono due toppe di gomma anche con tanto grip antiscivolo, c'è cioè una formazione un po', diciamo, granulosa. Perché questo è uno zaino pensato per essere utilizzato anche in corsa, in combattimento, diciamo così. Quindi tiene un po' più aderenza in questo modo. La parte che c'è qui, che si può tutto aprire dietro alla schiena, si apre in questo modo e viene utilizzata, dovrebbe essere utilizzata, ora io l'ho utilizzata per metterci la rain cover. Però sarebbe utilizzata per la camel bag, e quindi qui c'è lo spazio per la camel bag, ci sono alcuni sistemi per agganciarla, per appenderla, c'è un foro qui dove può passare il tubicino d'acqua, dell'acqua, e può fuoriuscire dove c'è la maniglia per tenerlo, sia a destra che a sinistra, a seconda di come uno preferisce. Questa è sicuramente un'ottima soluzione per chi utilizza questo sistema di idratazione. Io preferisco le borracce, comunque, diciamo, se uno lo può utilizzare per quel modo lì, lo utilizza bene. Gli spallacci sono molto molto ben imbottiti, molto molto larghi. C'è questo sistema qua sopra che abbraccia il collo, non dà nessun fastidio, anzi è molto piacevole da indossare. Ovviamente regolabili. Una cosa bellina che a me piace tanto degli zaini di questo tipo qua, diciamo di tipo un po' militare, che dovrebbero metterla anche negli zaini da trekking, è un sistema per evitare che ci siano lacci ciondolanti. Quindi regoli lo spallaccio a misura che vuoi e poi c'è un elastico per tenerlo fermo. Ok? Stesso discorso anche per la fascia pettorale. Sistema di tensionamento, sistema di regolazione, laccino per tenere fermo il laccino che avanza. Ok? Ovviamente, essendo uno zaino per un'uscita giornaliera, non ha la fascia ventrale. Ci sono comunque dei passanti qua, quindi se uno vuole ci può mettere una cintura, un pezzo di qualcosa ci può mettere, insomma, se vuole, però sarebbe pensato per l'utilizzo senza fascia ventrale. Ora, guardando un attimo la parte laterale, abbiamo due sole fasce di compressione. Questo ci sta perché è un tessuto molto rigido, è un tessuto mille denari, quindi
Non è necessario che ci siano tante fasce di compressione per tenere la forma giusta, la tiene abbastanza da sé e questa è una cosa che a me personalmente piace, non mi garbano i design che fanno effetto tipo sacco, capito? Però questo è un discorso anche per un fatto di peso, questo pesa di più, alcuni zaini hanno un tessuto più leggero e più fasce di compressione perché a meno pesa a meno, quindi insomma quello è un discorso, uno sceglie le sue priorità. Ovviamente dappertutto tante fasce molle di lato, qui sopra con quattro fascettine con il velcro e qui sei a forma di patch, appunto per metterci delle patch, nomi, bandiere, quello che vi pare. Io meno cose ci sono e meglio è, secondo me. Logo 5.11, 5-11 Tactical, field tested, quindi testato sul campo. E quindi diciamo per la parte esterna abbiamo abbastanza detto tutto. Altre due fasce molle qui sotto, soliti forellini per la fuoriuscita dell'acqua. Ok? E quindi vediamo un po' le tasche. Ovviamente maniglia per portarlo bella robusta con tante cuciture abbondanti. Allora, una taschina che a me piace tanto, che è questa qua. Una taschina dove c'è la maniglia per portarlo subito dietro. È una taschina piccola, ci sta un portafoglio, un cellulare, poco più. Sarebbe pensata per metterci gli occhiali perché foderata di fleece e perché questa zona dello zaino, infatti è pensata bene questa tasca, è una zona dove c'è poca pressione, nel senso te carichi, la roba rimane lì e qui rimane un punto un pochino vuoto, quindi non c'è schiacciamento e può andare bene appunto per gli occhiali, la roba diciamo non deve essere compressa. Classica taschina frontale per avere tutto a portata di mano. Anche qui il volume è quello, il volume di un grosso borsellino, un cellulare, approssimativamente un 20 cm per 10. Questa non ha bisogno di presentazioni. Il vano centrale lo vediamo un attimo dopo e la tasca qui davanti, che è uno dei punti di forza di questo zaino. C'è una tasca davanti, bella ampia e soprattutto bella organizzata, e qui ci possiamo mettere tutte le cose di cui abbiamo bisogno velocemente in un'uscita bushcraft o comunque in un'uscita diciamo di lavori da bosco, quindi un seghetto dell'Opinel per dire, coltellino Opinel, acciarino con varie esche, esche in abbondanza, supportino per il cellulare, insomma io ci ho messo un po' questa roba qua, torcettina, fischietto, vari cordini, un filtro per l'acqua, un mora carbonioso, full tang, anche se poi dopo di fatto non lo utilizzo mai, ma questo era per far vedere quello che ci sta dentro, quindi come è organizzato con queste taschine, taschine qui, taschine lì, taschine su, taschine giù, e qui c'è una taschina molto utile con questa zip chiusa, per che ne so, copertina illuminata, pasticche per l'acqua, fazzoletti, c'è un po' di tutto qua. Ok, e la tasca frontale diciamo più o meno l'abbiamo vista. Ok, quindi vediamo la tasca principale. Tasca principale, com'è per questo tipo di zaini, permette di aprire e di accedere al contenuto dello zaino in maniera completa fino alla fine dello zaino. Si tolgono le cinghie di compressione, una bella zip robusta YKK e si apre fino in fondo e si apre così. Ecco qua. Quindi abbiamo tutto a portata di mano. Io qui per dare un'idea di quello che ci può stare dentro, ci ho messo un piccolo kit medico. Kit con fornellino ad alcol, tazza per fare il teino, pouch Maxpedition con un po' di tutto, una borraccia da mezzo litro Nalgene, ma ce ne starebbero anche, ci starebbero anche più grandi,
organizer con vestiario vario. Tolgo un attimo per far vedere come è organizzato all'interno lo zaino. Quindi qui vediamo l'interno della tasca frontale, quella abbiamo visto prima, della tasca, scusate, la tasca dove ci andrebbero gli occhiali. Questo sistema qui per mettere delle cose e organizzarle con un sistema di chiusura ad occhiello. E cosa molto 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 comoda, nella parte di dietro della parte frontale abbiamo queste due belle tasche ampie con zip e questa rete dove ci possiamo mettere i ninnoli a portata di mano. Estremamente comode queste tasche. Apriamo lo zaino, abbiamo a portata di mano, io ci ho messo un paio di barrette proteiche, fazzoletti, sacchetti vari per riportare a casa le cose buone del bosco. Così come si smonta, si rimonta velocemente. Voilà. E questo è quanto. 5-11 Tactical Rush 12, 24 litri, 21 lo scompartimento principale. Zaino perfetto secondo me per bushcraft o uscite giornaliere senza esagerare con l'altitudine e il chilometraggio. Bene, direi che è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Vi rimando al prossimo video. Ciao.